lei non può chiudere, questa è la casa di tutti, non può chiudere nulla. Siamo tranquilli, documenti e tutto gli lascio io. Cioè, è lui uguale, siamo troppo prevenuti a Firenze. Firenze. No, ho capito, ma... E poi... Mi capisci? Perché? Perché c'è un altro problema di Firenze. Prego. Grazie. Hai capito, sì? Teniamo. Aspetta, devo uscire. Non posso fare anche il consiglio comunale. Ho capito, ma la libertà non è stata... Aspetta, c'è questa zona che deve uscire. Il consiglio comunale c'è. Dovete uscire, uscite veloce. Sì, sì, vengo. Questo signore chi è? Aspetta, faccio uscire la gente, per favore. No, chiamo Carabinieri. Sì, chiamo Carabinieri. Io non è mai capito. Scusi, ma lei il suo stipendio lo pago io. Alla per la pelle, la pelle, la pelle, la pelle. Siamo arrivati. Io vi domando dove siete arrivati. Ma ragazzi, scusa un attimo, parliamo da persone normali. Scusi, alla faccia. Ma non si può ragionare con un cittadino così, ragazzi. Ma una persona che chiede di parlare. Ascolta, ascolti, le leggi sono quelle dico io. Un consiglio comunale aperto al pubblico. Ma scherziamo da me. Ma dove siete arrivati? Ha proibito una persona di entrare in un consiglio comunale. Ma ragazzi, aspetta, fermi. Ma dove siamo? Ma dove siamo arrivati? Fermi. Ma allora, ma come? La buttavo fuori. C'è sicurezza. Una persona fa da normale. Non essere presente da qualche... Proibisce la persona di entrare. No, abbi pazienza, leva la, non mi interessa. Signora, scusi, abbia pazienza. Fa la multa. Fa un passetto in avanti e c'è un salire. Cosa? Sì, non ci consiglio, consiglio che c'è alle tre. Vogliamo lavorare, solo lavorare. Questo è il progetto del lavoratore delle banche di San Lorenzo.
discutere sui temi della città, ma soprattutto lo vogliamo a dire che anche la sinistra, il centro-sinistra, salvaguardia i posti di lavoro, è contro i licenziamenti, è per il mercato storico. Ecco, noi chiediamo solo una cosa, che ci si metta tutti intorno a un tavolo e che per una volta si discuta sui temi concreti rispetto al progetto presentato. Fino ad oggi ci è stato detto che non si poteva fare così perché il progetto presentato non teneva insieme tutte queste cose. Ecco, oggi chiederò un incontro con i capigruppi perché si eviti lo spostamento farsa del 24, sul quale io dico sono disposto anche ad incatenarmi perché alle prese in giro non ci sta nessuno, e che si metta un punto sul progetto presentato, che è questo, dove ci sta tutto. Passaggio del trasporto pubblico, riqualificazione del mercato, si valorizza gli aspetti anche storici perché si fa il banco architettonico, ma soprattutto si salva imprese, famiglie e posti di lavoro. Questo semplicemente chiediamo noi oggi, non perché siamo forza di opposizione, ma perché vogliamo bene a Firenze. Grazie.